Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shukoden 3. Ragazzi, veramente sto gioco mi sta piacendo un casino. Non immaginavo che la lentezza così lenta di questo titolo potesse trasformarsi in una bellezza così, così grande. Perché è veramente bello. Cioè, ragazzi, mi sta veramente piacendo la trama, i personaggi, anche quell'effetto sorpresa che uno Shuikoden ti riesce a dare dopo anni, tra l'altro, dall'uscita. Perché io lo sto giocando in blind, perché appunto non ho mai avuto modo di poterlo giocare. E recuperarlo dopo tutti questi anni e avere questa forte emozione nei confronti del gioco è un qualcosa di incredibile. Abbiamo fatto il capitolo di Yugo, dove il possessore della vera runa del fuoco adesso ha permesso a Chris di ottenere la vera runa dell'acqua. E c'è un'altra peculiarità del gioco, ovvero il fatto che il capitolo 5 è un continuo di quello che abbiamo fatto. Non esistono più i capitoli separati. Adesso viviamo praticamente ogni capitolo con un personaggio, se ovviamente vogliamo farlo. Abbiamo vissuto il capitolo 4 con Yugo, che è diventato Joe, il nuovo Flame Champion. Volevo giocare il capitolo 5 con Geddo, ma voglio ricollegarmi alla trama, voglio ricollegarmi a quello che è appena successo, ovvero Chris ha ottenuto la vera runa dell'acqua. E quindi il capitolo 5 lo giochiamo con Chris. Bentornati, dovete essere esausti. Diciamo di sì. Ti dispiacerebbe andare a ritirare la chiamata del giorno? No, not yet, thanks. Oddio, not yet mi permette di andare in giro? Vediamo. Yes, of course, sì, certo. Ah, ok, mi permette di girare ancora tondo. E oddio, capitolo 5, quindi potremmo esplorare, potremmo andare in giro. Nuovi reclutamenti? Vado a controllare. Allora, ragazzi, a quanto pare non sembra che ci siano reclutamenti nuovi. Ancora non è cambiato nulla, quindi lui mi sta dicendo, diciamo, vuoi ritirarti e chiamare la fine della giornata? Ecco cosa intendeva, non l'avevo capito. Sì, sono esausto. Bene, allora riposati, ti preparerò un po' di acqua calda. Ok, e quindi ora passiamo il testimone a Chris. Ecco, Sasarai. Quindi, come mi aspettavo, le sue intenzioni erano Nash. Sì, sembra che ci sia lui dietro le 5 rune elementali per il suo guadagno personale e non per il beneficio di Armonia. È come se avessero architettato tutte le rivolte nel clan delle lucertole in quello dei Caraia. Questo prima che potessimo muoverci. No. Questo prima che noi ci muovessimo con le loro armate. Dovremmo agire velocemente. Cosa? Chi c'è lì? Ah. Ti ci è voluto un po' per notarmi. Dovresti stare più attento. Tu sei il Bishop Sasarai? Bene, bene, bene. Sono passati 15 anni. Eh sì, perché Sasarai e Luke si conoscono. I Shuikoden 2 si sono date delle belle occhiatacce. Dove appunto Sasarai era nell'esercito di Island, Luke era nel mio esercito addirittura. E si sono quasi, diciamo, pizzicati l'uno con l'altro, no? Esatto, mio fratello. Ah! Quindi Sasarai e Luke sono fratelli. E sembra che tu abbia passato questi 15 anni, diciamo, godendoti il tuo tempo, comunque stando fermo nel tuo tempo. Ho ordinato a tutti di lasciare la stanza. Intendi opporti alle tradizioni del tempio?
Questo non mi interessa più. Sasarai, dimmi la tua. Dammi la tua vera runa della terra. Quindi lui ha la vera runa del vento. Sasarai ha la vera runa. Scusami, Sasarai. Luca ha la vera runa del vento, allora. Penso che ciò potrebbe portare alla fine, ma il mio piano è un qualcosa di che è andato perduto. Cosa? Chi ti credi di essere? Vuoi sapere chi pensi che io sia? Oh, sì. Ti dirò chi sei tu. No. Ah no, ti dirò chi siamo, tu e io. Minchia, Luca e Sasarai sono fratelli. Effettivamente ci avrei potuto in un qualche modo scommettere in un certo senso, però non me lo aspettavo. Cioè, non me lo aspettavo questo reveal. Io pensavo fossero magari dei rivali, degli entrambi studenti magari di Leknat, e che poi magari si separarono per un motivo o per un altro. Ma addirittura fratelli, tanta roba. Veramente tanta roba. Ok, adesso che ho dormito, reclutamenti nuovi? Vado a controllare di nuovo? Ok, a quanto pare non ci sono ancora reclutamenti nuovi, ma immagino perché ancora la trama si deve ancora un po' sviluppare, no? Vediamo cosa succede in giro, se devo andare... È probabile che debba andare nella sala riunioni, ovviamente, per proseguire con la trama, però non si sa mai. Esatto, vedi? Barz? Che cosa succede? Oh, Joe, è collassato non appena è arrivato. Sono venuto perché ho sentito che il Flame Champion sta qui. Per favore, posso vederlo? Il Flame Champion. Stai bene? Portatelo dentro. Quindi Barz è venuto addirittura da me. Io pensavo di doverlo reclutare. Franz, volevo dire. Barz, sì, ciao. Cecil, hai joinato, va bene. Ah, ok, è entrato in team. Ok, quindi devo portarlo in infermeria, probabilmente? Cioè, suppongo che essendo comunque collassato a terra, debba portarlo in infermeria. Cioè, secondo logica, dovrei fare questo. Ah, ok, lo fa da solo, forse. Scusatemi, c'è qualcosa che non va? Stava cercando di fare qualcosa qui, ma a un certo punto è collassato prima che potesse chiedergli chi fosse. Lo abbiamo trovato e ora aspettiamo che si svegli. Certo, da questa parte. Oddio, sicuramente sarà successo qualche casino al villaggio di Lebuc. Intendi dire che è venuto qui cavalcando un grosso insetto? Com'è possibile? È un allenatore di insetti da Lebuc, la città che prima faceva parte delle Grassland e che adesso Armonia ha occupato. Sicuramente qualcosa, diciamo, sta barcollando nella testa di Armonia per portare lui, per fargli fare tutta questa strada. Non abbiamo ascoltato nessun report ancora, ma ci sono delle voci che circolano. Quali voci? Ipoteticamente uno dei bishop è mancante. Uno dei vescovi è mancante. Eccolo, si è ripreso. È lui? Sì, lui è Franz, dalle Book, e ha richiesto di vedere Joe. Sono Franz, leader dei legionari delle mantidi di Lebuc. Ho viaggiato qui perché ho sentito che il Flame Champion è riapparso. Potrei incontrarlo, per favore? Sono Yugo, del clan dei Caraia. Sono il successore alla runa del Flame Champion. Tu sei il campione. Penso di averti visto al villaggio di Kishna. Mi imbarazza chiedertelo, ma per favore, salva Lebuc. Che è successo a Lebuc? La gente di Lebuc ha lavorato duro per il regno di Armonia, per l'armata di Armonia, pensando che poteva in un qualche modo ottenere la sua libertà.
Armonia ci ha trattato come persone come cittadini di terza classe e ci ha imposto delle tasse molto pesanti. Non possiamo lasciare il nostro villaggio o sposare nessuno senza il loro consenso. Ho combattuto per Armonia pensando che le loro premesse di migliorare la mia situazione o migliorarmi in seconda classe, durante il servizio di guerra potesse essere valido, ma sei stato licenziato, tra virgolette, sì. Loro garantiscono la libertà solo a chi li serve. Con queste circostanze ti hanno cacciato via. Sì. L'armata di Armonia all'improvviso ha accusato noi diciamo, di complottare segretamente con i Firebringer. E praticamente ci hanno trascinato insieme agli altri popolani, insieme agli altri, diciamo, agli altri villagers alla Crystal Valley come ostaggi. Ma è pazzesco. Prendere i popolani come ostaggi. Hanno intenzione di ripetere quello che successe 50 anni fa? Per favore, aiutateci. Non riesco a sopportare di vedere i popolani in questo modo e Iku soffre di più. Non è così semplice muoversi come alleati adesso, quando loro stanno appena organizzando le truppe. Ma se disertassimo, diciamo, ma se lasciassimo indietro le Book, potremmo perdere la fiducia di altri clan delle Grassland. Le Book una volta faceva parte di noi, questo lo sappiamo. Cioè, lo sapete. Ed è esattamente il loro piano. È distruggere le fondamenta di diciamo, di un'impreparata forza alleata. Se muoviamo la nostra armata, finiremo dritto nelle mani del nemico. E allora andrò io. Oh! Per favore, aspetta, non possiamo muovere le nostre armate così azzardamente. Prenderò soltanto i miei uomini. Siamo soliti fare roba del genere. Ricordate, una volta ero al servizio, diciamo, ero al fianco del Flame Champion. Adesso io possiedo la vera runa del fulmine nella mia mano destra. Dovrebbe essere sufficiente. Non era ciò che intendevo. Diciamo, il Flame Champion che conoscevo, sapeva che cosa voleva dire essere un eroe. Il titolo di eroe è soltanto un'illusione. Quello che conta è vivere, quello che conta è vivere, secondo quel nome, anche se è pericoloso. Ma Apple, lasciagli gestire a lui questa cosa. Devo ammettere che non c'è altra scelta. Come stratega militare ho dei limiti anch'io, sfortunatamente. Ah, quindi Jed ora parte per le Book. Ma io ho selezionato Chris comunque, come capitolo. È strano che così tanto per rilassarsi e riposare, e adesso sembra che abbiamo a che fare con questa cosa, eh? Sei sempre pronto per l'azione, perché ti lamenti adesso? Non mi sto lamentando, sto solamente commentando. Quindi la nostra missione è infiltrarci dentro le Book e, diciamo, è spiare e bloccare l'armata di Armonia, giusto? Esatto, è corretto. Vi siamo eternamente grati per la vostra gentilezza. E quindi ora siamo noi cinque più lui praticamente nel party. Dovremmo cominciare allora? Eh sì, quindi sono loro sei che ora partono. Ma io comando loro? Credo di no. Che c'è, Jack? Che è successo? Perché ti sei girato così? Ah, certo, perché c'è lei che è rimasta dietro e ora giustamente si incazza. Non mi lasceranno indietro.
Ah, e quindi è partita anche lei. Oddio, lei non è male. Franz si è unito a te per ora. Ayla pure ha joinato. Quindi Franz in realtà... Franz è messo soltanto come... Franz è messo come... come... Ah sì, siamo con Geddo. Va bene, e allora un secondo prima, perché devo migliorare le armi di tutti. Devo vedere se posso impostare qualche altra runa. E devo fare un paio di cose prima. Ok, ho sistemato il party, ho sistemato le rune, ho aumentato le armi, ho cambiato gli equipaggiamenti, ho fatto un po' di lavoro di routine per quanto riguarda i miei personaggi. Non sto pompando Geddo con le stats, almeno non per ora, perché ho le pietre appunto messe nel deposito e potrei comunque far aumentare le stats a Geddo, però lui già come power è a 150, quindi... Direi che è abbastanza buono per il momento. Alla fine del gioco è probabile che per i tre protagonisti, quindi Geddo, Chris e Hugo, se avrò la possibilità di usarli insieme, posso fare qualcosa. Cioè, potrei effettivamente cercare di inventare qualcosa. Magari portarli tutti a 255, se ho la possibilità di farlo. Se non ho la possibilità di farlo, vedremo, vedremo, cercherò di inventare qualcosa. Inoltre, non posso teletrasportarmi alle book, quindi dovrò andare a piedi. Molto probabilmente succederà qualcosa durante la strada, ecco perché non posso teleportarmi. Comunque, se succede qualcosa, ci rivediamo, altrimenti ci rivediamo direttamente alle book. Eh già, ecco perché non potevamo teleportarci o teletrasportarci direttamente alle book. Proprio per questo motivo. Dobbiamo riaffrontare il nostro amichetto. Oh, che simpatico. Va bene. Forza. Crepa. Eccolo qua. Di nuovo. Va bene. Questa volta... Questa volta ti facciamo vedere come funziona la tana del bianconiglio. Sono molto più forte rispetto alla scorsa volta, quindi non dovrei avere grossi problemi, però anche lui sarà sicuramente più forte. Tra l'altro sta castando. Ecco, infatti, meno male che ho messo la protezione. È lo stesso attacco, sì. Però noi andiamo con il martello di Raijin. Madonna mia. Ah, gli ha rubato anche 2700 poci. Scusa, ma sta attaccando di nuovo? Morto? No. Mi sembrava strano. Allora, True Lightning. Let's go. Fuoco. Esplosione, minchia, però colpisce anche noi? Va bene. E noi qui invece facciamo... No, facciamo scudo. E ci curiamo. Merda, attacca prima lui. No, di nuovo quell'attacco, eh. Madonna, che palle. Vabbè, non dovrebbe farmi male. O almeno, non a tutti. Dai, minchia, ha fatto smettere di castare a cosa, giusto, giusto. C'è l'unica che doveva curarmi, ha smesso di castare. E vabbè.
Morto. Bene, ciao. È stato un piacere. È stato un vero piacere, ma mi dispiace. Sono più forte io. Anzi, facciamo una cosa. Ci sbrighiamo prima. Perfetto. Cosa c'è dentro questo forzieriuccio? Oh, soldi, che vabbè, io non ne ho bisogno. Vabbè, Rage. Evoluzione di fuoco. Quindi questa la daremo a Joker ora. Riprendiamo tutto quanto. Minchia. Ah, vabbè, questa la possiamo togliere. Facciamo un check dell'equipaggiamento e torno subito. Eccoci qua. Allora, come dovremmo procedere, boss? Dovremmo andare proprio a sfondare. Dovremmo sfondare la linea, è un po' rischioso. Aggiornaci in quello che sta succedendo alle Book. Quando sono scappato c'era soltanto un'unità dell'armata principale di Armonia. Stavano catturando, comunque stavano prendendo le donne e i bambini, e li stavano separando dai nostri soldati. Sono riuscito a scappare a malapena, ma ho dovuto abbandonare il mio rubino dietro. Sarà il suo... infatti, il mio mantor. Nome carino per una mantide. Per un mantor, vabbè, per una monta, ecco, mettiamola così. Beh, comunque... Dovremmo spingerci in avanti. Possiamo pensare alla strategia dopo, no? Certo. Quindi qua sicuramente recluteremo sia lui che la sua fidanzata. Quindi si reclutano per trama loro due. Allora, innanzitutto devo andare alla locanda, perché uno salvo e due mi riposo e recupero tutte le magie che non si sa mai mi servono. È sicuramente tranquillo qui attorno. Potrebbe essere una trappola. Faremmo meglio a tenere un occhio su questo giovane ragazzo. Che intendi dire con ciò? Non possiamo essere troppo incauti. Tutto può essere. È difficile credere qualcuno così visibile come te con un, diciamo, con una manta, cioè con un, vabbè sì, con una cavalcatura, possa scappare senza attirare troppa attenzione. Non sento nessuna, diciamo, nessuna deviazione, una roba del genere. Credo che sia ok. Sei al 100% sicura? La gente aspetta di attaccare segretamente, cioè, la gente che aspetta solitamente di attaccare in segreto è nervosa e hanno un odore simile a quello del metallo. Questo è molto interessante. Sta zitto. Quello che mi preoccupa è che non c'è traccia di nessun essere umano. Andiamo. Non eravamo di fretta? Sì. Hanno Iku. Hanno anche Iku e... Però perché ha fatto yes? Ma quindi qua non posso riposarmi nella locanda, cioè sarà un problema. Non posso recuperare le magie. Che succede qui? Sono già andati via? Dannazione, dov'è Iku?
Il Q. Allora, sì, qui non c'è nessuno. Ah, l'hanno lasciata la locanda. L'hanno lasciata la locanda, era ovvio, dai. La dovevano lasciare per forza la locanda. Dai, possiamo salvare almeno. Che culo. Ok. Allora, IQ dovrebbe essere nella casa qui accanto, ecco. È strano, non c'è nessuno qui. Ehi, aspetta un secondo. Se n'è andato fiero. Dannazione, è troppo tardi. Non ho potuto salvare la mia gente. Non ho potuto salvare nessuno. Come possono chiamarmi ragazzo di Armonia? Loro non sanno come mi sono sentito mentre ero nella Crystal Valley. La città nella Crystal Valley era sicura e pacifica. Mi ha fatto uscire pazzo. Non dimenticherò mai ciò che ha fatto. No, non dimenticherò mai ciò che riguarda le book mentre ero lì. E allora, quindi hai abbandonato le book adesso? Magari stai semplicemente cercando di far sentire qualcuno triste per te o comunque dispiaciuto per te. Ah, pensi che io voglio la tua simpatia? Pensi che il mio amore per le book è un qualche tipo di show? Salve tutti quanti da questa parte. Che succede questa volta? Il naso ti ha fatto sentire qualcosa di nuovo? Stai zitto e seguimi, adesso. Minchia. Forse si sono nascosti. Ah no, ce n'è un altro. Che cos'è questo? È appena atterrato qui in sella al suo, diciamo, alla sua monta. Le sue ferite non sono così male, cioè non sono così gravi, ma. Ehi, Enric, stai bene? Dove sono tutti quanti? Franz. Sono tutti all'altare degli allenatori di insetti. Hanno detto che è stato. Hanno detto che è stato il rituale. Hanno detto che è stato comunque il rituale per ottenere la vera runa. Cioè, li hanno sacrificati? Di che sta parlando? E tutto quello che so, sono riuscito a malapena a fuggire. Rick, ricomponiti, avanti. L'ho messo a letto per ora, così come ha detto Jack, le sue ferite non sono così gravi, ma è totalmente esausto. Probabilmente starà bene con un po' di riposo. Adesso sappiamo dove sono tutti, giusto? Anche questa è una, diciamo, una notizia fortunata? O potrebbe essere un'altra esca? Dice, non possiamo credere a tutto quello che sentiamo. Se fosse una trappola, cioè se questa fosse una trappola, ci saremmo caduti la prima volta. Sto sviluppando un curioso interesse in quello che il Bishop mascherato ha detto riguardo le mie ambizioni, riguardo le sue ambizioni. Oh no, non possiamo utilizzare, diciamo, delle monte per volare da qui? No, per volare lì? Non voglio camminare su quella montagna ancora. Perché
Pensi che riusciremo a stare tutti sulla schiena di quell'insetto? Di quell'unico insetto? Beh, Quindi dobbiamo riscendere. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a piedi probabilmente, no? Dobbiamo uscire. Quindi ora sapendo dove sono, forse dobbiamo uscire. Mi si aprirà una nuova strada, forse. Una volta uscito nella mappa, no? Mi aprirà un altro sentiero che forse posso raggiungere a piedi a sto punto. Boh, è l'unica cosa che mi viene in mente, poi non so effettivamente cosa fare. No, in realtà no. Facciamoci un giro. Ecco, dovevo andare al Monte Senai. Porca miseria. Non me lo immaginavo di andare qua. Invece sì. Va bene, ok, non è un grosso problema. Eccoci di nuovo. Devi stare attento. Non puoi sapere mai quello che c'è dentro. State zitti e andiamo. Siete con noi o no? Sono con te. Quindi immagino che dobbiamo andare ora proprio fino in fondo. Eccoci. Questo dovrebbe essere... E questo è il luogo più profondo dove siamo andati in questa caverna. Eccoli. Ah, lì c'è Iku. Franz. State tutti bene, Iku? Oh. Che cos'è questo? Minchia! Addirittura lui? In persona? Oh, ma c'è anche lei! Benvenuti a tutti, vi stavo aspettando. Grazie per il tipo di invito. Tu sai che cosa siamo venuti a fare qui? Ho una domanda da farti. Perché stai cercando così fortemente di prendere le vere rune? Cosa vuoi da loro? Dovrebbe essere facile per il Regno di Armonia ottenere le rune semplicemente sconfiggendo le Grassland e Zexen in contemporanea. Sì, questo è abbastanza vero, ma il risultato sarebbe completamente diverso da quello che voglio. E quindi che cosa vuoi? Dovresti saperlo, dato che tu stesso sei un portatore di vera runa. Vivere una vita vuota, guidato soltanto dalla runa. Sei anche tu un possessore di vera runa? Sì, io sono nato con essa. Non ho mai avuto una vita mia. Non ho mai sentito la vita, diciamo, non ho mai avuto nella mia vita. Come
cioè non ho mai sentito in vita mia il vero mondo con le mie stesse mani. Fin da quando sono nato ho soltanto visto delle vite vuote e senza senso, scontrarsi tra di loro, mortali, così effimeri. Che mi dici di te? Hai mai sentito qualche cosa del mondo vero? Onestamente. Non ho tempo di parlare del mio passato. Capisco. Parliamo di affari allora. Voglio la tua vera runa, non per Armonia, ma per me stesso. Questa è una delle tecniche che ho imparato dal mio mentore. Essa connette questo mondo con un altro. Ho bisogno di utilizzarla. Perché sta diventando difficile reclutare delle armate. Sarebbe la runa porta blu? Ah, minchia! Pa 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 pa. Allora, intanto proteggiamoci. Così, giusto per non sapere né leggere né scrivere. Credo che in questa battaglia bisognerebbe... cioè, bisognerà togliere i minion. Ecco, runa dell'acqua. Cosa? Si stanno curando? Perché? Non ne hai bisogno di cure, cioè siamo all'inizio del combattimento. Anche Luke sta sprigionando una runa, eh? Attenzione! Lui potrebbe essere un problema. Parapapava. Olè! Oddio! Ma oddio, l'ho sconfitto? Cioè, Luke l'ho già buttato giù? Però c'è anche lei che sta evocando... Minchia, un danno mi ha fatto. LOL. Grazie alle difese che ho aumentato. Giustamente la salamandra... Ah, li ho battuti. Bene, in un turno solo, eh. Anello Wind Magic Ring. Sì, scartiamo qualcos'altro. Tutto questo che non mi serve. Non è stata una boss fight impegnativa a quanto pare. Ma mi sembra strano, lui così debole. Troppo strano. Cioè non credo di essere aumentato. Cioè di essere diventato così forte all'improvviso. Mi dispiace amico, non posso lasciarti avere la mia runa. E adesso, se hai qualcosa da dire riguardo le tue intenzioni, non puoi piegarmi al tuo volere. Ecco, vedi, te l'ho detto, lui è il possessore della vera runa del vento. Perché in Shuikoden 2, quando ti viene presentato da Leknat, lui ha la runa del vento già addosso, ma non è la vera runa del vento. Sarebbe stato fighissimo se avessi avuto la vera runa del vento. Ecco. Dice, assaggia la mia vera runa del vento. Ecco, si stanno curando ora. No, che sta facendo? Oddio. Cos'è questo? Potrebbe essere la vera runa del tuono? Non può essere. Apparentemente le nostre rune hanno uguale potenza. Luke, lascia che ti aiuti. Oh. Che runa è quella? Che è la vera runa della terra? Madre terra? Eh sì, beh, infatti.
Vera runa della terra, per favore, aiutami con il tuo potere. Ma lei adesso se la mette fuori controllo è un casino. Se non riesce a controllarla è un casino. Sei forte, ma è finita. Dammi quella runa adesso. No. Non. You won't do any such thing. Non, cioè, vabbè, non l'avrai mai. Non sto chiedendo il tuo permesso. Abbiamo una procedura speciale per fare questo in armonia. È una tecnica particolare molto dolorosa, o così mi è stato detto. Cioè, o così ho sentito. Oddio. Ho solo bisogno di una delle cinque rune elementali, fuoco, acqua, terra o fulmine, per collezionarle tutte. La vera runa del vento che io possiedo, diciamo, potrebbe, cioè, soverchierà la bilancia, quindi vabbè, avrà più peso sulla bilancia, quando combinata con un'altra vera true rune, un'altra vera runa. Permettendomi di unire le rune. Pensavo di poter lasciare la vera runa della terra per la fine, ma suppongo di non avere scelta. Quindi ora si unisce terra e vento insieme. No. Minchia, gli sta togliendo la runa del fulmine. Geddo! Capo! No, non mi dire che mi leva la vera runa del fulmine perché mi incazzo. Minchia, me l'ha tolta. No, minchia, ora non sono più OP. Adesso la vera runa del fulmine è nelle mie mani. Dal momento che tu l'hai posseduta per tutto questo tempo, il suo potere non ti ha lasciato completamente. Per cui vivrai per ora, ma eventualmente morirai. Potresti riuscire a vedere questo come una benedizione, Geddo? No, mi ha tolto la runa. Quindi forse la posso utilizzare per il gioco, per gameplay. Però lui fondamentalmente me l'ha tolta. Ah, quasi dimenticavo. Lascerò un piccolo regalo per voi qua fuori. Mi piacerebbe rimanere, diciamo, mi piacerebbe estendere il soggiorno qui, un altro pochettino. No, ho perso la True Lightning. No, che cagata. Ho perso la vera runa. Iku. Ci sono rimasto di merda, ci sono rimasto. Grazie a Dio. Quella cosa strana finalmente è sparita. Iku, va tutto bene? Non sono riuscito a proteggerti. Va tutto bene, Franz. Potete salvare. Cioè, potete. Sì, vabbè, potete salvare il sentimentalismo per dopo. Dobbiamo uscire di qui. Ce l'abbiamo fatta? Non ne siamo sicuri, dipende da che tipo di regalo Luke ha lasciato per noi. Ma se utilizzassi una fune di fuga non la posso usare, vero?
Non me la fa usare. Fanculo. Ma quindi aspetta, cioè io ora, oh cacchio, non la posso usare più. Quindi devo rimettermi la runa del fulmine normale ora. Ma porca. Vabbè. Andiamo a vedere che regalo ci ha lasciato Luke. Sì, ma porca troia. Vediamo che regalino ci ha lasciato Luke. Visto che ci ha lasciato un regalino qua fuori. Chissà che cos'è. Ma qui fuori inteso proprio appena usciamo o... No, ecco, qua. Oh, pronti. Vediamo che ci ha lasciato ora. Ci avrà lasciato tipo un pugno di spiriti evocati. Vedete il regalo d'addio da qualche parte? Ah. Oh. Ah, eccolo il suo regalo. Ah, vabbè, ma è uno scontro normale in teoria. Sono nemici comuni questi. Ah. Speravo in una nuova sciarpa. Dice senza gusto, tasteless. Dice è un regalo inutile e senza gusto. Io speravo in una sciarpa nuova. Jack, è la forza quella che conta. E immagino che tu sia veramente, veramente forte. Ne ha lasciati di più per ognuno di noi. Allora che facciamo? Iniziamo? Non mi interessa morire per questo. Non io, grazie. Ah, vabbè, sì, forse ci saranno più... Vabbè, intanto... Oddio. Madre Oceano. Allora, sì, facciamo così. Poi facciamo così. E così. E io spero che... Cioè, spero di potermi curare prima del danno fuoco. Perché se non mi curo... È un casino. Ok. Sta host è troppo bella, ragazzi. Io l'amo sta host. È troppo bella questa host. Questi comunque sono i nemici che ci sono anche nel 2. Sono i Time Knight, venivano chiamati nel 2, se non mi ricordo. Ah no, i Time Knight no, questi sono i Silver Knight, là come si chiamavano. Quelli che si trovavano nel regno di Matilda. Ok, un altro è morto. Va bene, qui possiamo andare di auto. Siamo abbastanza forti. Mi sa che ce n'è un'altra, però forse te ne mettono di più battaglie, vero? Perché sono tanti. Guarda, ce ne sono ancora. Vai avanti, vecchio. Stai parlando con me? Vedi, sì, infatti, ne hanno messi di più. Ok, qua facciamo così. Qua facciamo così. E qui facciamo così. Con lei ci proteggiamo, così siamo a posto. Veramente sta host è troppo troppo bella. Proprio ha quel senso di epicità
e al tempo stesso è anche orecchiabile. È epica e orecchiabile allo stesso tempo. Ma loro attaccano. Allora, facciamo una cosa. Non ho bisogno di castare. Siamo più forti. Proprio non riesco a non canticchiarla, è pazzesco. Ok. Ok, così ci curiamo. Così se c'è un altro scontro dopo lo riesco a gestire. Purtroppo questa parte verrà un po' più lunga, però raga, che ci possiamo fare? Purtroppo verrà un po' più lunga. Vedi, ce ne sono ancora però. Dannazione. Potrebbero essere troppi per noi da gestire. Fate attenzione. Stanno arrivando. Tutum. Tutum. Allora, facciamo così. Tu fai così. E tu fai Earthquake. Ovviamente Earthquake non avrà... cioè non riuscirà a colpire... non riuscirà a colpire il drago volante. Vabbè, questa non gli fa danno al drago, alla salamandra. Perché la salamandra, esatto, resiste fuoco. Va bene, io resisto perché sono OP. Un danno. Madonna, Geddo è diventato un mostro. Ah, ha fatto stop and enchant? Sì, vabbè. Sti cazzi, siamo forti abbastanza. Madonna mia. Quel madre, cioè quella runa terra è troppo comoda. Però adesso... Anzi, possiamo fare così. Qua pioggia... Aspetta, colpisce tutti? Ayla non la colpisce qua. Ayla, mi dispiace... Se li ammazziamo bene, se no... Ok. Ma il problema è che se ora cominciamo il combattimento dopo, siamo ancora tutti infortunati. Madonna, ce ne sono ancora. Wow. L'ultima volta che ci siamo spinti su questo limite era nella battaglia nelle Outland. Questa sembra essere un più o meno simile. Lo hai detto. Ma dice, è in un qualche modo eccitante stare faccia a faccia con i mostri, non pensi? Cosa hai intenzione di fare, boss? Sembra che qui non possiamo buttare, cioè non possiamo eliminarli tutti fuori. Penso che sarebbe meglio
Resistete lì. State. Dice, vi state comunque impanicando. E dovreste correre. Cioè, dovreste correre. Cioè, dovreste andare via. E lasciare. E lasciare questa gente qui a loro stessi. Da destino. Ne, mai. Vabbè, avete capito. Lasciare questa gente a loro stessi. Penso che sia questo il modo. Se stiamo qui e moriamo, non c'è altro modo di sopravvivere successivamente, Ayla. No, questo non è giusto. In battaglia la strategia si basa su puri calcoli e spesso è meglio ripiegare sulle emozioni umane. Potrebbe non essere bello, ma è la migliore via, sai? Oddio, devo decidere se lasciare la gente o no. Sì, un Firebringer non abbandonerebbe mai la gente, diciamo la gente del popolo, immagino. Perderebbe la sua faccia. Dai, possiamo gestirla ancora. Eccoli che arrivano. Dai, possiamo gestirla. Allora, flowing, facciamo... No. Ecco, pioggia gentile. Curiamo tutti. Qui invece facciamo attacco combinato a tutti. E tu fai qua Great Blessing, oppure no? Fai di nuovo la resistenza qua così. Anche se minchia, ora l'acqua io non lo so quanto tempo, non ho visto quanto tempo ci sta. Non ho visto quanto tempo ci sta. E la Madonna. Oh, grande. Grandioso. Fenomenale. Ah, ora siamo nel pieno delle energie. Dai. Va bene. Non c'è problema. Via. Ok. Anche questi andati. Noi nel frattempo stiamo facendo level up su level up. Ecco, sono ancora distrutti, però stiamo facendo l'impossibile. Questo non... oddio, aspetta. Will we later up? C'è. Allora, è perché è un modo di dire questo. Cioè, o finiremo con le spalle al muro, oppure consumeremo tutte le nostre energie combattendo. In ogni caso, il nostro futuro sembra piuttosto incerto per me. Ecco. È dura essere un bravo ragazzo. Esattamente. Va bene tutti quanti, forza, riuniamoci. Ok. Va bene, voi fate così, tu rifai di nuovo l'attacco combinato che è stato ottimo. No. E tu sempre la protezione. Nell'eventualità così subiamo meno danni. Vabbè, ma... Allora, mettiamo il turbo, no? Siamo troppo lenti, sennò perdiamo troppo tempo. Già abbiamo registrato un botto. Ok. Ok. Olè.
E anche questa è fatta. Dannazione. Boss. Potrebbe... Questo potrebbe essere. Non qui, dannazione. Ah! Ayla! Oh merda. Non mi dire che si sacrifica qualcuno per Ayla. Oddio. Di che è quel bastone? Ah no, è una lancia. Di che cazzo è? Chi è stato? Va, sono arrivati. Ah, è vero. Me li ero completamente dimenticati a loro. È vero, Duke. È da tanto tempo che non ci si vede, Geddo. Non dovresti tenerti tutto il divertimento per te, sai? Duke, come hai fatto a trovarci qui? I nostri ordini erano di arrestare il prete per rapimento e sembra che lo abbiamo mancato. Vi abbiamo visti vedervi così atterriti per noi è una ricompensa sufficiente. Dannazione. Geddo, sembri essere nei guai. Potremmo darvi una mano se ci pregate. Non è il momento di essere... Per favore, aiutateci. Ah, che sorpresa. Non avrei mai immaginato di sentire queste parole, Geddo. Basta, Duke. Sei qui per aiutare o per fare casino? Aiutare, ma solo perché il nostro capo ce l'ha chiesto in modo gentile. Non era il caso fare lo splendido, dai, ci stava qua in questo caso. Va bene, andiamo a liberare la gente mentre loro si prendono cura dei mostri. Sì, signore. Ups, sono più forti di quello che pensassi. Ah, vedi, e si sono joinati. Che spezie volete nello stufato? Assolutamente. Nicolas, Gau e la waifu. Eccoci. Guardate come combattiamo. Elaine. È carino diciamo combattere diciamo in questo modo. Eccola, Elaine si è unita. Madonna, lei è una gnocca. Madonna, sei una gnocca pazzesca. Chissà se avessi rinunciato alla gente, magari loro non si sarebbero reclutati. Boh. Capo, facciamo in modo. Permettiamo ai popolani di ritornare alla città prima. Duke sembra cercare del tesoro lì dentro. Dopodiché ritorniamo in azione. Certo. Bene, vi ringrazio davvero tanto. Non mai avrei sognato che qualcuno venisse a salvarci. Quando ritornerai, Geddo, ti tratteranno come un eroe. Un eroe, eh? Eh sì, perché abbiamo resistito fino alla fine e abbiamo lottato fino alla fine. Sono molto curioso di sapere se effettivamente, se avessi rinunciato magari, cosa sarebbe successo. Sono molto curioso. Vabbè, abbiamo registrato parecchio, quindi per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima.